Neppure una vittoria, solamente due pareggi nella 22esima giornata del girone F di Serie D, che ha visto dopo quasi 50 giorni il Pineto tornare a disputare una gara di campionato. Biancazzurri, dopo il rinvio per neve di Campobasso, avevano saltato i match con Notaresco, Castelnuovo, Vasto Gerardi e Vastese, oltre a quelli lasciati indietro nel girone d'andata. La sfida a distanza tra Pagliari sulla panchina della Recanatese e il suo ex giocatore ai tempi dell'Aquila, Marco Pomante, finisce in parità 2-2. Pineto avanti in apertura con Minozzi, Leopardiani che sciupano il rigore con Sbaffo che prova lo scavetto ma non sorprende Meri. Al secondo minuto di recupero del primo tempo Raparo però consegna la parità ai giallorossi che proprio con Sbaffo ad inizio ripresa mettono la freccia e sorpassano per il 2-1 che durerà però solo 6 giri di lancette, perché Minozzi al 70esimo batte Santarelli per la doppietta personale e per la marcatura che regala il punto ai biancazzurri. Pineto che torna in campo già mercoledì. Al Civitella c'è il recupero contro l'Olimpia Agnonese, primo degli 8 scontri da giocare. Anche la Recanatese all'infrasettimanale contro il Tolentino. Affrontate due squadre molto forti, dispiace perché noi all'inizio, i primi 20 minuti, eravamo partiti forti. Siamo stati brevi ad andare in vantaggio, avevamo anche la possibilità di raddoppiare, però poi giustamente dopo due mesi che non giochi, un mese e 25 giorni che non giochi, sai, perdi un po' di misura, perché un conto è fare le partite tra di noi, un conto poi giocare la domenica. Poi è normale che è uscita fuori anche la qualità della squadra avversaria, perché ci dimentichiamo contro chi giocavamo. La Recanatese per me è una squadra forte, una squadra organizzata, perché il mister lo conoscevo bene. Però dai, tutto sommato sono contento soprattutto della reazione dei ragazzi, perché andare in vantaggio, subire il pareggio e poi il 2-1 loro, sai, in questa situazione ci può stare pure che molli mentalmente. Invece questa squadra me non mi ha sorpreso, perché ero convinto del loro valore, però mi sono piaciuti. Pineto a 18 punti come il Giulianova, che sfiora il colpaccio a Genzano contro la Cinzia Albalonga. La squadra di Bitetto sembra essere trasformata e con Massetti passa in vantaggio nel primo tempo. La Cinzia ci prova e nel finale, minuto 85, con Cardella agguanta l'1-1, anche se Paudice a tempo quasi scaduto potrebbe regalare il nuovo vantaggio agli abruzzesi, ma il pallone si infrange sulla parte esterna del palo. Questa è una partita dove noi abbiamo sofferto prevalentemente la loro fisicità davanti alla nostra area di rigore, perché poi per il resto è stata una partita ben combattuta, sofferta magari in alcuni tratti da parte della nostra difesa, però poi quando uscivamo palla al piede riuscivamo quasi sempre a rendere pericolo. Però è un vero peccato, però insomma va bene così, anche perché avrei firmato forse per un pareggio, questo è scontato, però per come è andata la partita, per questi particolari, è un peccato non averli presi tutti e tre i punti. Cade invece il Castelnuovo. Lo fa tra le mura amiche dopo essere stato sul doppio vantaggio contro il Castelfidardo. La formazione di Guido Di Fabio va in vantaggio con Fagioli e poi proprio l'attaccante si procura il rigore che Loviso trasforma per il 2-0, che sembra mettere in ghiaccio la partita. Così non sarà, perché Giampaolo riapre tutto in maniera fulminea e dà il via alla rimonta a Fidardens, che si concretizza con il pari di Bracconi e la staffilata a tempo scaduto di Perpe Pai. Castelfidardo che si impone e Castelnuovo che perde un punto rispetto alla capolista Campobasso, fermata sullo 0-0 dal Matese. Una buona notizia questa per il Notaresco, che ha visto rinviato il match col Monte Giorgio. Stesso discorso per la Vastese, che dovrà recuperare la sfida non disputata ieri contro l'Aprilia. La mia squadra penso che abbia fatto forse la più bella partita della stagione, contro un avversario che sapevamo forte e che non gli abbiamo fino a quel momento concesso niente. Poi purtroppo gli episodi, no, poi ti cambiano le partite, e abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, non l'abbiamo chiusa, alla fine queste palle buttate in avanti, rimpalli vinti, abbiamo perso una partita che ha dell'incredibile secondo me.